Che dici? Troppo? E a teatro il tuo posto l'ha preso un macchinista, Albino. Certo, con l'aria che tira per un curdo appena uscito, innocente o meno, non sarà facilissimo. Capirei. E se ti facessi fare il primo ballerino nel mio spettacolo? Anzi no, lo assumi tu a Sarchiapone. Magari ti aiuta a far lievitare la materia. È un'idea, ma non lo credo molto facile. Beh, troveremo presto qualcosa, sono sicura. Dio mio, ma non è possibile. Ma dico, già che ci sono, potrebbero fare come nei film. Ci sbattono le mani sul corpo, poi ci fanno non so, ci mettono le manette. Barbara, per favore, stanno solo controllando i documenti, stai tranquilla. Ma non ho da poco uscito, cazzo! Mi può dire cosa succede? Lo dovrebbe sapere lei per primo. Se lei si degna di comunicarcelo, magari lo capiremo meglio. Deve sapere, caro signore, che in Italia i limiti di velocità valgono anche per gli stranieri. Se non lo sa, chieda lui alla signora. Per vederci un viaggio. Grazie. Figura di merda. Comunque adesso guido io. Visto che i limiti li conosco io. Buongiorno. Buongiorno. Pensavo che ti saresti fatto una dormita bestiale. Ho preso un altro ritmo. Ciao, ciao Sofì, ci passo Barbara? La verità, David, tipo principe Tuareg o tipo sfigato? No, questo weekend sarà a resta a Venezia da sua madre, viene il prossimo. Barbara, Sofì. Sbilanciati, David, ti prego. E dimmi qualcosa. David, in codice, da 1 a 10. Posso piacerti o no? A chi potresti non piacere, Sofì? Barbara. David, il caffè. Ehi, Sofì. Ma che cosa ti sta raccontando? Ma tu sei pittore? No, non li ho dipinti io. Ma il padrone di casa, che ora sta a Boston da me, abbiamo fatto cambio di casa. Cosa fai tu in Italia? Studio le particelle elementari. Al Sarchiapone, come dice Barbara. Al sincrotrone. Una specie di trappola per atomi. E insegno qui all'università. Due lavori. Sono quasi lo stesso. Cerco di spiegare da una parte quello che tento di scoprire dall'altra. Spiego la mancanza di risposta. Dopo le prove c'è una riunione. Torno tardi. Ti lascio in buone mani. Ciao. Vuoi bere qualcosa? No, niente.
Niente? Sto bene, grazie. Lo puoi usare l'armadio? Ho poche cose, non resto molto. Nadir, hai bisogno di soldi? No. È solo un prestito. Ma sono le due. Mi sembra abbastanza grande, no? E poi non sei tornata adesso anche tu. Sì, ma io ero a teatro. Che lui sarà puttana, dai, vieni a letto. La puttana. Dici? Dagli un'occhiata. Non sai fare niente. A teatro non darla. A Mazzotti ho già parlato io, ti vedo domani. Speriamo che non sia il solito ipocrita, ma tanto lo conosciamo già, no? Ragazzi, io comincio a preparare. Dammi 10 minuti, arrivo. Intanto vai, arrivo subito. Il brunch, l'unica cosa rispettabile della cucina americana. Quanti anni ha tua figlia? Sara? 8. Ma ho anche un altro figlio. Peter. Dalla mia prima moglie, a 25 anni, vive a Londra, ormai lo vedo poco. E tu? Hai figli? 3. E loro dove sono adesso? Sono rimasti a Kermanshah. In Kurdistan? Sì, in Kurdistan. E tu ci tornerai da loro? Forse. Mancano. Non è importante. Come si chiama quel piatto che hai cucinato quella sera? Dai, a Palermo, per tutta la compagnia. Abu Ghush. Esatto. Perché non lo rifacciamo? Mi va? Se lo dico a Nick, stramazza dalla gioia. Però non inviti solo i tuoi ballerini ipercinetici, faccio venire anche qualche mia collega colpito da bradipismo. Dopo però andiamo al Molo Russo. Dove? Ho promesso a Sofì di accompagnarla e non ho nessuna intenzione di andare da sola. Vieni anche tu, no? Secondo te parlano di donne o di calcio? Seri come sono, come minimo parlano dell'origine del mondo. Ma lo sai che è vero? Il tuo curdo è sempre così cupo. Non lo ride mai. Onestamente non credo che abbia grandi motivi per cui sbellicarsi dalle risate. E David che dice? Cosa? No, non credo che sia felicissimo di avere un altro maschio alfa dentro casa, no? Sei veramente peggiorata, lo sai che non riesci mai a parlare seriamente? Io sto parlando molto seriamente, Barbara. La verità è che sei tu che non hai la più pallida idea di cosa sia un maschio alfa. Sentiamo un po'? Per esempio, un primo ballerino
Non è quasi mai un maschio alfa? Stupida che sei. Non ci siamo proprio. Tedesco? Poheringer del 1909. Business. 750. 500. 700. 500. Niente, niente. Allora, piace. Questo. Questo? No. Non capisci niente, ma niente, ma niente. Allora, 500? E niente, faccio sto bet meglio per dare. Скажите, сколько? Сколько стоит? Здравствуй. Ты что, говоришь по-русски? Я говорил. Так, так. Però è bello, no? No. Sì. È bellissimo, David. Anzi, mi domando come hai fatto a vivere senza questo stupendo oggetto fino ad oggi. Ma almeno funziona. E come no? Barbara, aiuto! L'alfabeto elementare dell'universo, quello che la fisica cerca di decifrare da sempre, è scolpito in una stele di Rosetta, instabile, ma non inafferrabile. E non è un caso che il nostro solitone sia per l'appunto un'onda anomala, che può prodursi indifferentemente tra i flussi liquidi dell'Oceano Indiano o, a livello atomico, come un'onda chimica sulla superficie di un metallo, in questo caso il rodio. Luca, prego. In questo quadro è possibile immaginare che la vita stessa sia il solitone per antonomasia. E forse la nostra stessa coscienza è una proprietà emergente del sistema più complesso dell'universo conosciuto. Il nostro cervello. Voilà. Ma come diceva la mia professoressa di fisica al liceo, qui transcendiamo in campo morale, torniamo a parlare di peli. Alla settimana prossima. Arrivederci, arrivederci. Mi dispiace, sai? Mi dispiace perché tu eri bravo, tipo sveglio, capace, che non perde tempo. Ma proprio non. Magari se avessi avuto la patente, qualche trasporto ogni tanto. Io so guidare. Lasciamo perdere. I polizie di carabinieri in questo teatro non lo vogliamo più vedere. L'abbiamo già dato. Graziella, hai preparato la busta? Certo, dottore. Bene. Passa la Graziella un momento. Magari per la prossima stagione. Signor Baccia, questa è per lei. Sì? Sì, le faccio il fontana. Seven, eight, guarda tu, guarda tu. Five, six, seven, eight, bravi, push, two, and two, good, seven, eight, two, five, six, seven, eight, su le gambe, contract, contract. Allora ragazzi, qui c'è un muro, ve lo ricordate? Ecco, io questo muro lo voglio sentire, altrimenti non esiste. Ecco, se non mi date l'energia sulle mani, sulle braccia, il muro non esiste. Forza, ricominciamo da capo. Thank you.
grande cuoca, Anita. E lei è la vera padrona di casa. E era la tata di Paolo, il pittore. Barbara mi ha detto che a lei fa quasi paura. È un po' rigida, sì. La conoscerai. Viene 3 volte alla settimana. Barbara dice che Anita crede la sia di tua figlia. Anita è la nonna del mondo intero. Tu hai ancora fame? Perché te ne sei andato dal tuo paese? Politica? Miseria? Perché c'è differenza. Ma tu vuoi tornarci un giorno o non puoi? Non ho un paese dove tornare. Parlo dal tabaccaio. Questo profumo da noi non c'è, non esiste. Solo il Mediterraneo ce l'ha. Non c'è da nessun'altra parte. Certi giorni arrivava anche dentro la cella se c'era il vento giusto. Il giorno dopo pioveva. Anita? Sì, professore. Le presento Nadir, nostro ospite. Buongiorno, signora. Buongiorno. Io vado. Arrivederci. Più tardi. Ciao. Esci presto, eh? Sì, vado a caccia. A stasera. Non è stato un idillio l'incontro. Capirai. E che cosa ti aspettavi da Anita? Posso parlarle io? Che cosa le racconti? Sa, signora, non c'è niente contro di lei. Vogliamo solo aiutare un dannato della terra. E citi qualche pensatore di sinistra? No, le vorrei spiegare che questa persona così strana per lei è importante. Per me e per te. E che la deve rispettare. E poi se credi in un altro Dio, pazienza. Thank you.
cos'è? C'è disordine, eh? Anita domani ce la farà pagare. Ah, senti, ho bisogno di una padella grande. Una padella grande. Una padella grande. Mi è arrivata Bianca, la mia amica del sindacato. Se sei così bravo, perché non ti metti a fare il cuoco? Io? Cuoco. E cos'è, un disonore? Questa? Dai, l'abbiamo fatta apposta, questa cena. Vino, di là, Sofì, prendete il vino. Cosa dici? Va bene? Oh, shit, la cena è... Troppo elegante per entrare in cucina, professore. Allora, si può usare pollo, manzo, coniglio o pesce? Meglio. Questa è perfetta. E adesso? Bisogna pulire. Cosa? L'agnello. Ma non maiale, giusto? Maiale no. Cipolle è chiaro. Peperoni non so. Ma è intero? Sì. Tieni, forte, eh? Ma c'è anche lume bosci tra il sapore, giusto? Ma cosa? Ma no, che cretino! Il fegato mi serve per dopo. Metti da parte. Lume bosci si usa nella cucina coreana. Che figura di merda, scusami. Mi ha detto Barbara di portarti di là. Adesso vengo. Anche con la forza. Senti, fai una cosa. Sbuccia le patate. Io le sbuccio io le patate. Non mi ha nemmeno salutato. Non mi aspettare, vai. Buongiorno, Anita. Buongiorno. Lo so, c'è un gran casino in giro. L'unto di là arrivava fino al soffitto. Cucina corda. Oh, mamma mia. Per di più ha cucinato anche Barbara. Oh, mamma mia. Nadir è in camera sua? In camera di Sara, professore. Comunque no, non c'è.
conviene di andare di là, che sei più libera. Vedete di là. Ho visto la luce accesa, ho sentito le risate. Mi serve una sveglia. Devo stare alle 4 in un cantiere del porto. Una sveglia? La trovi di là, sulla scrivania da qualche parte. Bene. L'ho fatto apposta. Cosa? Puoi entrare. Ma che stai dicendo? Professore, ecco l'articolo revisionato e formattato. Cosa ne dice il professor De Witt? Ma non lo incontra lei a Rotterdam, tra qualche giorno. Ah, già, è vero, Rotterdam. Tu vai a fisica adesso, no? Sì, nel pomeriggio. Lo porti tu in istituto, per favore, lo dai a Gentile per la visione. Sì. Ti piace il titolo? Dai frattali al Partenone, costanti ritmiche del disordine? Ma è uno studio di fisica o di armonia? È una fisica armonica. Ah. E la cartellina, professore? Sì. Ciao, bestiolina. Come stai? Bene. Buongiorno. Buongiorno, tutto bene? Benissimo, grazie. Ok, va bene così, Teresa. Allora, domenica alle 8:15 qui, come al solito. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Ciao, Teresa. Ciao, Sara. E la mamma? Dov'è? E Barbara dov'è? L'ho detto prima io. La mamma! Non vale. E Barbara? Sai, a casa c'è una novità. Mi hai preso il coniglio? Sì, ma te l'aveva detto il tuo papà che c'era un ospite, no? Ma non mi aveva detto che dormiva con i miei animali. Mettili accoccolati. Non ne hanno bisogno. Stanno bene da soli loro. Beh, va bene, adesso basta, Sara. Io preparo le mie scartoffie e tra 5 minuti partiamo. 5 minuti soltanto. Va bene.
Sara, vieni che si parte, su. Senti papà, ma viene anche Nadir, canai? Allora, adesso ti insegno a contare fino a 10 nella mia lingua. Vuoi? Yek, do, se, chor, panj, shesh, aft, asht, no, da. Tu, papà, sai contare fino a 10? Kurdistan, Sara, Kurdistan. Ancora, dai, papà, tocca a te vincere. No, 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 adesso basta. Farò a preparare la cena. Allora tocca a me. Pronta? Anita! Ah, brava! No, è troppo semplice, ancora. Ancora io. Come non capite? Ma siete proprio stupidi, cavolo! E Barbara! Ok, adesso a letto. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, io resto ancora un momento. Senti, papà, ma quanto resta lui nella mia stanza di Trieste? Non ti piace che ci sta? Che non mi piace così, volevo saperlo. Parliamo domani. Domani ti racconto tutto. Ora a letto. Ups! A letto! Buonanotte. Su Shad. Buonanotte. Buonanotte. Eccezione alla regola. Sara. Cosa? Cosa fai tu qui? E non avevo sonno. È sceso mezz'ora fa. Ho cercato di farla addormentare. È troppo tardi per Sara. Non riuscivo a dormire. Perché non sei venuta da me? Lo sai. Sì, ma non c'è contrazione. Lei è forte? Sì, ma l'ultima volta era più forte. Adesso mi sono stanca, però ci basta. Sicuro? Sì, non ci basta. Ragazzi, grazie, però già abbiamo finito. Grazie. Massacrati, eh? Ciao. Sì, sì. Nick, sì. Ascolta. Continuo a lavorare con loro. Soprattutto sulle prese, mi raccomando, con Angela e Roberto.
guarda, c'è David. Hi, David. Aspetta un altro invito a cena, eh? It was great. Contaci. A domani. Ciao, a domani. Vieni, vieni, vieni. Allora, facciamo, riprendiamo. Si deve alzare un po' qui. Vieni, vieni. Che ci fai tu qui? E Sara dov'è? A Venezia. Ah, e perché siete tornati prima? Pioveva. Avevo voglia di vederti. Eccomi. David, domani comincio a lavorare. Ma allora è simpatico, o è così solo quando beve? Vedrai dopo quando comincerà a ballare sui tavoli. Più tardi, infatti, darò inizio alle danze curde. Voglio proprio vedere quando ti incarti le gambe. Ammettiamolo, ragazze, non è diventato proprio un perfetto cameriere austro-ungarico. Disprezza i clienti. Beh, ma tu pretendi che un principe del deserto si abbassi a servire dei piccolo borghesi triestini? Nadir non serve la cena. Nadir officia un rito edume. Mi vuoi dire che il nostro uomo supera con il puro istinto il nucleo problematico centrale della hegeliana dialettica servo padrone? Non capisco niente di quello che tu dici, ma continuo a pensare che Nadia ha una bellezza nobile. Comunque, David, hai davanti a te un dilemma shakespeariano. Oh mio Polonio, dare o non dare la mancia all'uomo che in seguito dovrai condurre a casa? Sophie, non ti ci mettere anche te, per favore. To tip or not to tip, that is the question. A me sembra proprio andato, ma ce la fa ad arrivare a casa? Beh, non è un problema, tanto ci porta a casa Nadia. Our faithful servant, non è vero, amore? Sarei incoglionito, Davide. Corriere. Il conto, per favore. Service included. È proprio andato, eh? Pazzi suoi, adulto, no? Posso offrire un amaro? Ma quale amaro? Ma non lo vedi che ubriaco cazzo? Stronzo, ecco che cosa sei stato. Non usare paroloni troppo grossi, mi fanno male. Quello è un uomo e non un ragazzino da prendere per il culo. Oddio, lo avrò offeso, forse devo aver paura. Senti, chiariamo una cosa. Anche se pensavo che non ce ne fosse nessun bisogno, noi, e te lo ripeto, noi, io e te, abbiamo deciso insieme di dare una mano a una persona a cui siamo legati. Sei legata, cara mia. Tu sei legata. Io no, di certo. La cena, tu hai coperta di me! Oddio, mi devo mettere a piangere, mi devo vergognare per la mia crudeltà. Adesso fa uno sforzo. Davide, cerca di ragionare. Va bene. Va bene. Allora fanno davvero uno sforzo. Ma sei tu che devi ascoltare me. E te lo dico dolcemente, che sono stufo di vedermelo tra i piedi. Che detesto quel suo fare servile, presuntuoso, che non tollero più. Con la sua aria da vittima, da principe incompreso. E te lo sussurro,
che ogni volta che ti guarda ti scopa, che telefona troppo, che usa un profumo da vomito, che biascica a tavola, che se fa le seghe nel letto di mia figlia! O devo gridarlo perché tu capisca? Scusa, ho esagerato. No, forse sono io che non ho capito niente. Non ho voglia di partire, no? Sono 2 giorni che non ti fai vedere. Ma c'è Davide? Mangiamo qualcosa? Dove hai dormito? Non è importante. Stasera però torni. David torna domani. Anch'io torno domani. Sta diventando difficile, vero? La figa. Peccato che se la fa col marocchino. Cos'hai detto? Dai. Cos'hai detto? Prova a ripetere. Lasciali perdere, dai. Ci provare mai più. Altrimenti? Via, papà! Via! Ma sei impazzito? Se non è con me non lo permetto. Cosa non permetti? Cosa non permetti? Che cosa cazzo fai in giro con quel coltello? Barbara. No, ho preso un giorno di libertà, voglio stare solo con te, portami a San Leo. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Non sapevo nemmeno se raccontartelo. È stato così assurdo. Ti rendi conto? A Trieste, alle 10 di sera, così davanti a tutti. Ma dico io, ma in che razza di paese viviamo? Gli hanno dato del marocchino con un astio, con una violenza, così, senza motivo. Che merda, 2 ragazzini che non avevano neanche 20 anni.
E naturalmente nessuno che ammassa un dito, figurati. E lui lì da solo a prendere batte per difendere cose, il mio onore. Io ero lì immobile, un idiota. Fascisti, ecco che cosa sono. Poi dopo siamo tornati a casa a medicare l'eroe. Davide, attento, fermati, guida io, dai. Scusami, sono perso. Fermati qua. Ma almeno lo sappiamo dov'è il Kurdistan. Vado a fare un giro. Barbara? Barbara, sveglia. Passiamo al ristorante. Cosa? Diciamo a Nadir che siamo tornati. Ma scusa, tu sei completamente matto, guarda. Ci dice che le ha rubati Nadir. Come due ladri. Schifo. Ma che cosa pensi di trovare poi? Davide, sto male. Smettila. Chiedi, parlaci, no? In che lingua? Nella mia è impossibile. E quale sarebbe la tua lingua?
No, perché neanche io la conosco. Cerchi questi? Davide! Eccoli. David! Non ho più debiti con te. Semmai ho crediti con una ballerina insoddisfatta. Oppure da oggi le bastano le pompe che fai tecnici dietro le quinte. Ehi! Caro professorino di Alfa! Mezza sega! Cosa credi di menare me? Un goto dalle montagne! Un terrorista islamico! La luce accesa. Mi sono licenziato. Come ti sei licenziato? Mi hanno accusato di rubare. Ho litigato con Arrashid. Ma ho già un nuovo lavoro. Comincio a 15, ai mercati. E ho anche un letto, forse. Buonanotte, a domani. Allora firma qui e qui. È un'assunzione di responsabilità nel caso tu ti senta male o cose del genere. Non so leggere l'italiano. Tu fidati e firma, ti conviene. Non sono certo io a volerti fregare. A fregarti semmai è quello là, lo vedi? Della miseria che ti prendi si tiene pure una percentuale. Meno male con tuo connazionale. Connazionale, almeno lavoro. Dai, seguimi. Ti farà aiutare da Sharid o come diavolo si chiama? Sharid! Sharid! Ma dove cavolo sei ficcato adesso? Ah, eccoti. Ciao. Bene, allora ti farà aiutare da lui. E non perdete tempo, che tanto qui non ne vale la pena. Grazie.
Nadir, как дела? А, все хорошо? Хорошо. А, ладно. Наконец. Спасибо. Сейчас иду, да? Seminario? Al diavolo il seminario. Allora, scappi con me in Kurdistan? Prima faccio il tiro delle lingue, verifico la merce, controllo i pesi lordi e le tare, riempio le bolle e scarico le fatture. Poi faccio una bella doccia e ti raggiungo. Dai, che quei due adesso arrivano. Non è ancora. Davide, dai! Non lo difendere. Non ci provare. Ma non ha mai fatto l'ascensore. Dai. Si porta le macchette a casa. E dove hanno scopato? Sul tavolo di cucina o nel nostro letto? No! No, Nadir Baccia ha finito di abitare presso David Krumblatt. Si cerca una tenda! Un bordello, un campo profughi, fa la moschea dove cazzo vuole. Se n'è andato. Eh? E questo è per te. Aria, aria, via tutto. Pulisco bene, professore, con ammoniaca e alcol. Stia tranquillo, non si preoccupi. Sì. No, non sta più qui. No, e non so dove sia. Buonasera. Ok, see you, Barbara. Ciao. Ciao, David. Ciao.
sarà un istituto martino. No, non mi è possibile. Rinviate la riunione, non so cos'altro dirvi. Sara, vieni che scendiamo. Beh, questo me l'avete già detto. Sono con mia figlia fino a martedì e non ne voglio discutere adesso. Ne parleremo la settimana prossima. Mi sembra inutile continuare con questi dettagli irrilevanti. Già la testa fra le nuvole e ste mulette. Lo sai netto? Ah, ecco. E cosa? Beh, professore, allora io chiudo e vado a casa. Perché tu non vieni? Devo andare a Roma. Dai, ci vai un'altra volta. Non posso proprio. C'è una riunione importante e non posso non andare. Stai davanti. No, fila dietro, vai. Vai, vai. E Nick? Boh. Lo sto aspettando. Paro. Lo so. Lo so. Ma parliamo quando torno. Nick, sto finendo la valigia, sali un momento. Cosa fai qui? Ho visto Davide che andava via con Sara. Ti ho riportato le chiavi. Come stai? Il lavoro non c'è, la casa non c'è. Sto così. Mi dispiace. Nadir, è andata male tra te e Davide, ma io non ci posso fare nulla. Mi dispiace molto, ma... anche perché non capisco. Ci sarà un tempo migliore. Per tutti. Nick, devo andare, scusami. Ascolta, io sto via 3 giorni e Davide torna martedì. Se non hai un posto dove andare, puoi rimanere qui. Ma lunedì devi andartene. Lunedì! E non in ascensore. Ciao, Nick. Oh, ciao. Ciao. Dammilo. Grazie. Vieni di qua. Andiamo. Ho fatto una cazzata. Ah, 2. Che fame? Hai fame? No. Come no? Cosa dice la mamma che non ha mai fame? Ma io qualche volta ho fame. Qualche volta è troppo poco. E se bevessimo una coca, avresti fame? Allora sì, avrei fame, fame.
chiamalo e falla finita. Chi? Davide? A chi se no? No, non mi va adesso. E per fortuna che mio marito ha sentito dei rumori strani di sopra. Ma papà, chi è stato? E per fortuna che loro hanno visto la luce e sono scappati via. Chi è stato? Hanno guardato dappertutto. Anche nei cassetti. Non è possibile. Non ci credo. Una signora che non si sono accorti che la casa del signor Paolo è un museo. Non hanno toccato neanche un quadro. La polizia non ci credeva. La polizia? Pronto? Pronto? Hanno risposto? No, non c'è nessuno. Viene da vomitare. Dormiamo in albergo. Ma cosa gli ho fatto io? Niente, Bertina, che non c'entra niente. Adesso ti accompagno io. Da Teresa, così torni a Venezia, dalla mamma, va bene? Eh? Andiamo, vieni con noi. No, io non vengo, scappa a teatro. Abbiamo avuto visite. I ladri. E c'eri tu in casa, no? I ladri? A casa? Sono rimasta a casa a mezzanotte. Nadira ti ha detto che in casa non c'era nessuno. Cosa dici? Non capisco. Eri tu a chiamare, vero? Ma come faccio a crederti, cazzo? Dimmi dove cazzo eri l'altra volta. Dimmi, sei un alibi, ti prego, alibi? Dimmi. Tu hai parlato di me alla polizia? Ma non essere ridicolo. Io sono ridicolo. Tu sei ridicola. Che schifo. Tu chiedi a me certezza. Coda pepini, morte shoot! Ricordati, io non devo dimostrare niente a nessuno. Davide. Ecco, dove eri? Ehi, cosa fai? Sono le quattro. Non riesco.
Francesca Delmiro. È normale? No, non è normale. È inaccettabile. Davide, mi hai rotto. Ma non è possibile, santi Dio. No, non è possibile che Nadir sia diventato il nodo centrale della nostra vita. Oh. Il grande assente legge fra di noi come un fantasma. Basta, non ne posso più, mi hai rotto. Che impeto. È un passaggio d'opera. Senti, se l'unico modo che ti è rimasto di comunicare è sarcasmo, a me non va bene, sappilo. Quindi cambia registro, datti una regolata, curati, fai qualche cosa. Altrimenti per me è finita qui. Per te è finita qui, Barbara. Per me comincia adesso. Vediamo la settimana prossima. Alla stessa ora. Arrivederci. Professore? 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 Dovevamo controllare il capitolo sesto, quello su Bor. Non ora, signorina, non ho tempo. Ma mi scusi, la data della discussione è molto vicina. Le ho detto che non è questo il momento, non ho tempo. Ma il 12 è... Ma mi lasci in pace, le ho detto! No, è un no! Это не твое дело. Я тебе говорю. Он не удачник. Понимаешь, Надир, это не твое дело. Понимаешь, знаешь, как говорят по-русски? Я его понимаю. Знаешь, хорошо работай. Тише будешь, дальше едешь. Понял? La buona volontà, la comprensione di questo mondo è passato il limite, questo lo sai, vero? Il limite? Ma di cosa stai parlando? Sto parlando del fatto che non tollero più i tuoi ritardi. Facciamo teatro. Non siamo in Fiat. Signor Mazzotti. Signorina Cagli, questo non è teatro. Questa è maleducazione. Arrivo puntuale! Rispetto agli altri! Allora farai teatro! Liberi tutti! Fino alla ripresa del turno! Forza! Senza discussioni! E puntuali! Non puoi farmi questo, vigliacca! Ammazzati, siamo sotto debutto! Posso. Posso! Bronzo. Lui ha ragione, Barbara. Noi non possiamo lavorare così. Ti abbiamo aspettato per mezz'ora. Tutti! Mi sono entrati i ladri in casa. Mi sta andando a rotoli la vita. Cos'è? Non basta per un ritardo? Ti
show must go on. Lo sai. Ma pal diavolo, te, lo show must go on. Grazie. Hai deciso di tornare a casa? Sto valutando l'ipotesi. Dai, ti prego, azzeriamo tutto. Ricominciamo tutto da capo. Lo vuoi davvero? Ho finito l'articolo, sai? Robinson l'ha letto, l'ha molto apprezzato. E tu, tesoro, le tue prove? Non manca molto ormai. Sei emozionata, vero? Sai, pensavo cambiare macchina a qualcosa di più veloce, più sportivo. Cosa ne dici? Beh, è un'idea, sì. Magari scoperta. È più giovanile, te la meriti, sai? Ti ho raccontato che Lisa ha fatto un volo sul macchinista albino. Quello innamorato pazzo di lei. Sono svaniti insieme nel Golfo Mistico. Svaniti. Svaniti! Questo è il primo e ultimo avvertimento, Mr. Greenland. Lasciami in pace. Tornerò a Mikosham, fammi dire. Ad Argende, Mikoshamet. Thank you.
Commissario Grandi, buongiorno. Buongiorno. Sono qui a causa di una situazione imbarazzante nella quale lei si trova tangenzialmente coinvolto. Lei possiede una pistola? Tangenzialmente? Possedevo una pistola. Mi è stata rubata. Ah, è la polizia. Ha scoperto qualcosa del furto? No, signora, nessun furto. Noi siamo qui per un omicidio. Omicidio? Un omicidio? Sì, signora, un omicidio. La cui arma, ossia una pistola, ci ha portato al legittimo proprietario, ossia al professor Gremland. A proposito, commissario Grandi. Una pistola? Quale pistola? La vecchia pistola di mio padre. Hanno preso l'incasso e sequestrato il padrone e un'impiegata. Poi hanno sparato. Gli agenti hanno risposto. Risultato? L'impiegata è in rianimazione e un ispettore all'obitorio, dove presto sarà raggiunto da quello che ha sparato. Appunto. Gremland, David Ismail. Infatti, lei aveva denunciato il furto. Che poi è una graziosa arma da collezione, vedo. Anche se è capace di uccidere. Mi ascolti? Forse io posso esserle utile. Tu sei impazzito. Ma che cosa credi, che non abbia pensato anch'io a Nadir Bashar, il curdo, quando sono tornata qui a casa e ho trovato tutto sotto sopra? Ma pensi veramente che io sia sicura come una roccia della sua innocenza? È questo che pensi? Allora, dov'è lo scandalo? Io ho detto che forse poteva dare qualche notizia sulla pistola, forse. E tu mi vuoi dire che sei così ingenuo, così coglione, da non sapere che questo dubbio di colpevolezza può rovinarlo per sempre, a uno nelle sue condizioni? Il commissario Grandi non aspetta altro che avere un colpevole da esibire per la sua gloria, anzi, meglio se un extracomunitario, no? Questa si chiama spiata, caro mio. C'è un morto ammazzato di mezzo, anzi due. No! Ma te non te ne frega niente del morto ammazzato, niente! Davide, io non so che cosa ti è successo. Tu sei andato. Sei andato con la testa, sei fuori, sei da un'altra parte. Io non ti riconosco più, non mi piaci! Sei distante, incazzoso. Non abbiamo più uno straccio di rapporto. Scoppiamo come due animali disperati. E poi un giorno, all'improvviso, ti metti a fare la spia a un poveraccio. Ma chi sei? Mi dovevo liberare di un cancro. L'ho fatto. Nadir è fuori di casa, fuori di me. E io sono libero. Libero! Grazie, allora. Può andare.
Niente. Il suo ospite è totalmente estraneo, perlomeno a questi fatti. L'alibi è confermato da 3 testimoni. Ovviamente non ho fatto il benché minimo accenno a lei o alla sua gentile signora. Riaverla dovrà aspettare la fine del processo. Quindi non sarà domani. Ma non credo che a lei quella pistola serva poi molto. Vero, professore? Professore, tutto bene? Sì. Sì, tutto bene. Grazie. Barbara, dove sei? Vado via, così non mi piaci. Prova a guardare la vita con gli occhi dell'altro. Al lupo, whatever you might say.
Barbara! Dove sei? È finita. Barbara. È finita, Barbara. È finita veramente. Davide, guarda. Davide. Mi sono ucciso. Ucciso. È morto Nadine. Sono morto anch'io. Davide, siamo qui. Guarda, mi stai io. No! No! Barbara, stai qui. Salve. Buongiorno. Andiamo? Dai, su, rifacciamolo da capo. Vi salutate di nuovo e vi date del tu. Nadir Davide, Davide Nadir. Ciao. Ciao. Thank you.